8.000 euro spariti improvvisamente dal conto corrente di un sessantenne, vittima di un finto impiegato di banca che tramite SMS gli ha richiesto un urgente aggiornamento della password di accesso alla propria home banking. A quel punto il truffatore senza scrupolo, accedendo via web ai risparmi del povero malcapitato, si è invece trasferito con bonifico la suddetta somma su un conto a lui riconducibile, per poi telefonare al direttore della sua filiale al fine di prelevare una cifra in contanti il giorno dopo, procedura obbligatoria in questo periodo. Il piano criminale è stato però interrotto dai carabinieri che, oltre ad aver intensificato i controlli su strada, hanno altresì messo in campo in tutta la provincia molte forze, anche in abiti civili, dedicate specificatamente a contrastare episodi delittuosi posti in essere ai danni dei cittadini. È così che è scattata l'operazione dei militari della stazione di Torino Barriera Milano, che hanno bloccato l'uomo all'interno di una banca della zona nord del capoluogo mentre prelevava i primi 3.000 euro sequestrati. Si tratta di un italiano di 41 anni, originario del Canavese, già noto alle forze dell'ordine, che è stato arrestato per truffa in flagranza di reato all'interno dell'istituto di credito.